E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Matus e sono tornato finalmente con una nuova serie spettacolare. Si tratta delle prediction di FIFA 18. Iniziano queste prediction che sono qualcosa di favoloso. Ci ho messo tipo una settimana solo per realizzare le grafiche, per capire bene come potessi presentarvi appunto queste nuove carte. Ovviamente ci tengo a precisare che tutti gli overall, tutte le statistiche e ovviamente le grafiche che vedrete in video sono realizzate e pensate da me. Quindi non è nulla di ufficiale, è tutto stato creato appunto da me, quindi se volete le potete prendere come riferimento, altrimenti mi potete scrivere qui sotto nei commenti qualche suggerimento che magari voi apportereste a queste prediction. Quindi magari qualche consiglio lo potete scrivere qui sotto nei commenti. Prima di iniziare ovviamente vi invito a lasciare un like, che è d'obbligo, perché le prediction che vi ho fatto con le grafiche che vi ho fatto sono spettacolari. E poi ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, che ragazzi siamo appena arrivati a 1500 e 2000 sono il prossimo traguardo. Iniziamo con la difesa. Ci tengo subito a dire che non sono tutti giocatori, ma sono tre giocatori per ogni ruolo, quindi tre giocatori per quanto riguarda l'attacco, tre per la difesa e tre per il centrocampo. Iniziamo con la difesa. Primo giocatore di difesa, Andrea Barzagli. Più uno di overall per lui in FIFA 18. Una carta che secondo me potrebbe arrivare a 87 di overall, con veramente delle ottime stats. 90 di difesa, 80 di fisico sono sicuramente quelle che più andiamo a notare. Una velocità discreta. Un ottimo giocatore, 73 di velocità, che non dovrebbe neanche costare tanto. Secondo difensore di oggi, Leonardo Bonucci. Anche per lui un più uno nell'overall in FIFA 18. Un giocatore che secondo me quest'anno ha disputato una stagione veramente brillante, uno se non il difensore più forte della Juve in questo momento, a mio parere, un giocatore che arriverebbe all'88 di overall con 90 di difesa, 82 di fisico e un bel 72 di velocità, 70 di dribbling e 70 di passaggio. Quindi una carta veramente molto ma molto completa, che dovrebbe costare per l'appunto anche abbastanza. Terzo ed ultimo difensore, Giorgione Chiellini, che a mio parere non riceverà un upgrade nel prossimo FIFA, proprio perché non è stato quel Chiellini degli altri anni. Un Chiellini comunque soddisfacente, un Chiellini che comunque ha aiutato molto la difesa della Juve, ma un Chiellini che non è che proprio mi sia piaciuto tantissimo. Non dico che comunque bisognerebbe abbassare il suo overall, ma io dico che 88 è anche abbastanza sopravvalutato. 90 di difesa, 86 di fisico, 72 di velocità, una carta veramente forte. Sarebbe la più scarsa, a mio parere, in FIFA 18 tra appunto le tre carte dei tre difensori. Primo centrocampista, Claudio Marchisio, l'unico downgrade di questa prediction, meno uno di overall per lui, arrivando 85. Un giocatore che non ha giocato tanto in questa stagione, un giocatore che sicuramente uno dei centrocampisti più forti per quanto riguarda giocatori italiani, un giocatore completo nelle stats. Possiamo vedere che comunque ha tutti i dati al di sopra del 73, ripeto, 85 di overall con 82 di dribbling e 82 di passaggio. Veramente un ottimo giocatore. Se magari fosse un po' più economico e costerebbe sotto i 10k, sarebbe veramente un giocatore assurdo in game. Secondo centrocampista di oggi troviamo lui, Miralem Pjanic. Mamma mia che carta, 86 di overall per lui, un giocatore che ha disputato una grande partita, un grande campionato, scusate, essendo appena arrivato in club Juventus. 86 di overall per lui, 76 di velocità, 76 di tiro. Le stats che spiccano di più sono ovviamente 88 di passaggio, 86 di dribbling. Giocatore che più uno nell'overall, veramente un centrocampista coi fiocchi, soprattutto in FIFA, che veramente, raga, questo vi mette i passaggi proprio sul piede ed è qualcosa di fenomenale, soprattutto in Ultimate Team. Terzo ed ultimo centrocampista di oggi, proprio lui, Sami Khedira. Mamma mia, più uno di overall anche per lui, giocatore che mi è piaciuto tantissimo in questa stagione, un giocatore che ha deciso molte partite con qualche gol veramente importante, giocatore che ha fatto vedere veramente quanto valeva quest'anno alla Juventus, anche se comunque resta uno dei centrocampisti più scarsi al mio parere all'interno del club. Un giocatore comunque discretissimo, 82 di difesa, 85 di fisico, 78 di dribbling, 78 di tiro, 78 di passaggio, quindi un giocatore molto completo, un'ottima carta da mettere davanti alla difesa.
primo attaccante di oggi troviamo proprio lui, Juan Manuel Cuadrado. Mamma mia, incredibile, 84 di overall per lui, +1 overall in FIFA 18 con 92 di velocità, 89 dribbling, le altre stats di sopra il 70, tranne un poco la difesa che pecca, ma essendo attaccante ci interessa veramente poco, 56, giocatore veramente assurdo, già su questo FIFA ha dimostrato di essere qualcosa di illegale, chissà cosa sarà nel FIFA successivo. Secondo e penultima carta di oggi troviamo proprio lui, Paulo Dybala, +1 di overall per lui, un overall meritatissimo, 87, un Dybala che quest'anno ha disputato veramente una carriera, una stagione assurda, 89 di velocità, 88 di dribbling, 90 di dribbling, 88 di tiro, sarebbero delle stats assurde per un giocatore gagliardo, ma veramente raga, proprio di quelli proprio potenti proprio. Ultimo ma non meno importante, forse il più importante, Gonzalo Higuaín, 90 di overall per lui, raggiungerebbe il dio Zlatan arrivando appunto al 90, +1 di overall, da 89 a appunto a questo overall, 81 di velocità, 85 dribbling, 90 di tiro, 67 di fisico, una carta veramente mostruosa, il tiro sarebbe qualcosa di illegale, il PP di Higuaín che avrebbe una carta assurda, una carta a mio parere meritata, perché comunque arrivando alla Juve non avendo gli stessi spazi del Napoli è riuscita a fare veramente una caterba di gol. Niente da dire, regà, veramente qualcosa di assurdo, questa prediction è finita, io spero che comunque tutte le grafiche che avete visto in questo video vi siano piaciute, io vi invito ovviamente come già detto a lasciare un bel mi piace, un commento e l'iscrizione, regà, fatemi sapere che ci siete attraverso un mi piace, mi raccomando il commento se non siete d'accordo con qualche prediction qui sotto nei commenti, noi ci becchiamo ad una prossima prediction nei prossimi giorni, bella regà.